ごめんなさい。<noise> Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, appuntamento con l'editoriale. Questo martedì 30 ottobre, il cattivo tempo ha interessato, ha coinvolto tutta la nostra penisola. Ma io mi chiedo, ma siamo nel 2018, ma quando l'Enel ci darà un'energia elettrica stabile? Quando avremo una luce che accesa, resti accesa? Io mi ricordo, ero piccolino, una pioggerellina e andava via l'energia elettrica. Ma ci troviamo, ma va bene, cambiamo, cambiamo argomento, cambiamo argomento, è meglio non parlarne perché poi ci ritroviamo queste affissioni sotto i piedi dell'ENEL. Ne parleremo in un'altra occasione, sì, quando devono fare i lavori mettono vicino ai muri, è vietato, lo so che non si può mettere vicino ai muri, ma noi viviamo in una Italia dove le regole non le rispetta nessuno e la cosa grave è che chi dovrebbe farle rispettare forse dovrebbe ritornare a fare i corsi di formazione perché o non vede o non sente o non parla o non fischia, non so cosa dovrebbe fare, ma possibile che se uno vede un manifesto affisso vicino a un muro, che una cosa che non si può fare, non debba intervenire e sanzionare chi è il proprietario, chi è che ha messo lì. Viviamo in una società dove il degrado è non solo proprio anche nella pulizia, nel decoro, nei rapporti personali, ma è proprio un degrado sì culturale, diciamo la verità, poi basta vedere quella sentenza del Consiglio di Stato. E non so se ridere o piangere, insomma il ragazzo alla prima media non può essere bocciato perché almeno ci vogliono due anni per... Ma cambiamo argomento, ne hanno già parlato in tante altre trasmissioni. Il cattivo tempo purtroppo ha coinvolto tutta la nostra penisola. Purtroppo in alcune aree, nel Lazio e in altre regioni, ha provocato anche dei morti, gravi danni. E da qua viva il maltempo è passato, non è che poteva scansare, anche perché, diciamo la verità, la segnaletica è inesistente ed è con le auto, non si capisce nulla con la segnaletica inesistente che c'è, se è un senso unico, se è a doppio senso una strada, se è di divieto di sosta, non si capisce un fior di limoncello, figuriamoci se è Eulo o il cattivo tempo o chissà adesso mi sfugge chi è il responsabile del cattivo tempo... deve arrivare ad Acquaviva e dire... no, giriamo un po' più a destra, giriamo un po' più a sinistra... e guarda caso si ferma sempre nell'area di Piazza Kennedy... ragazzi e ragazze... sì, i più piccoli magari si divertono, vedono una cosa nuova... c'è la prima volta che vediamo il lago di Piazza Kennedy... la laguna di Piazza Kennedy, è la prima volta... Ma quelli che sono un po' più grandicelli e quelli a cui entra l'acqua in casa, quelli che hanno l'auto che è stata invasa dall'acqua, quelli che sono preoccupati perché dicono mio figlio è per strada e chissà non vorrei che si fosse trovato proprio nel momento in cui si è allagata la piazza, nella piazza perché sta tornando a casa, quelli che abitano nel centro storico, quelli che siamo tanti eppure il problema non si risolve. Non che si debba risolvere l'allagamento di Piazza Kennedy per opera dello Spirito Santo, noi lo sappiamo, ma che almeno vi sia più attenzione alla pulizia, certo, ci deve essere più attenzione alla pulizia. Allora, mentre salta l'energia elettrica e quindi al buio diverse zone di accogliere le fonti, ma è il cattivo tempo che provoca questo, anche la circonvalazione. Al buio, sì, sappiamo che la SP127 per San Termo ha avuto le due rotatorie per mesi al buio, poi finalmente sono state ripristinate, sono state, eh, è stata riparata l'illuminazione. Ma quando si parla di maltempo, ci sono dei danni e quindi abbiamo visto quell'albero all'estramurale che è caduto, è eh, cattivo tempo, la recinzione su via Bari. Il forte vento l'ha sradicata e via anche la recinzione. E via Monsignor Cirielli dal palazzo cadevano dei calcinacci, i vigili urbani prontamente intervenuti, hanno chiuso quel tratto che va da via Don Cesare Franco a via Pepe di via Monsignor Cirielli. Ma quello su cui dobbiamo riflettere è la polizia perché se noi guardiamo le immagini vediamo bene che insomma c'è molta sporcizia la mattina di ieri per piacere non mi fate innervosire le grate la mattina di ieri sono sporche e quindi e quindi dobbiamo riflettere su un dato che è oggettivo, ossia che c'è una cattiva pulizia delle strade, di acqua viva delle fonti. C'è una cattiva pulizia dei marciapiedi, il fogliame, i pacchi di patatine, le buste di patatine, i cartoni. La mattina erano sporche, ma il pomeriggio. Amici cari, dovevano essere puliti e allora siamo stati lì stamattina. Se stamattina noi troviamo il fico secco al numero civico X, il pomeriggio il fico secco. Se stava al mattino alle 5, la sera al numero civico X, quel fico secco non ci deve essere più. Se continua a esserci, non è stato spazzato. Se poi il fico secco diventa ancora più grande, nel senso che troviamo un rifiuto che è molto più grande, fogliame, sporcizie varie, piazza di Vagno è veramente uno schifo. Là c'è una scuola. Se noi troviamo le grate ancora nei pressi delle scuole sporche, se noi troviamo via Nicola Scalera, il marciapiede, pieno di fogliame, di alberi. Se noi troviamo ancora le strade sporche, se noi vediamo che c'è una spazzatrice che passa e anziché pulire l'asfalto, lo sporca o comunque non lo pulisce. C'è qualcosa che non funziona nel sistema. Specialmente se 3 milioni e 200 mila euro all'anno vengono spesi, poco più, poco meno. C'è qualcosa che non va. E quindi la cosa che maggiormente non va è il fatto che sebbene vi sia un nuovo governo cittadino, sebbene vi siano state delle elezioni, sebbene il popolo democraticamente si sia espresso, non va che le nuove leve, non per età anagrafica, ma perché sono nuove, perché avranno cinque anni nuove di legislatura, ad oggi non sono stati ancora capaci di modificare, come vogliamo dire, il trend. Come vogliamo chiamarlo? Non sono capaci. Allora, da ieri eletti ad oggi non sono capaci, abbiate pazienza, non vi offendete, ma non sono capaci. Non sono capaci perché? Perché se alle 22 di sera si allaga Piazza Kennedy e le auto possono entrare in quella piazza senza che vi sia nessuno a inibire il passaggio e quindi a inibire che cosa? Un fatto che potrebbe diventare pericoloso, quindi inibire dei danni alla pubblica incolumità, ci piace tanto, è bellissimo. A livello nazionale, oh, il ministro, ecco, ministro dell'Interno, a me piacerebbe che venisse ad Acquaviva il ministro dell'Interno, ma non solo ad Acquaviva, si facesse tutti i comuni d'Italia, magari avesse la possibilità di farlo. Diventerebbe viola, non so se dalla rabbia o dalla vergogna, ma non vergogna per colpa sua, vergogna per quello che andrà a vedere, perché ogni mondo è paese e ogni paese fa questa Italia e questa Italia sta messa male se come ad Acquaviva e anche in altri comuni, per intenderci. Allora noi abbiamo una legge elettorale, diciamo la verità, che fa acqua da tutte le parti, o bello o cattivo tempo, non è possibile che una volta eletto un consiglio comunale debbano rimanere lì cinque anni così come se nulla fosse. Ci de si deve trovare qualche sistema, qualche stratagemma affinché non ai cinque anni, dopo un anno, se non sono stati capaci di raggiungere n o un obiettivo, se ne devono andare a casa. Non è possibile che per altri cinque anni una città o per ulteriori cinque anni una città si debba ritrovare con che cosa? non con una piazza Kennedy allagata non è colpa nostra se piove tanto non è colpa nostra se non hanno pulito bene le strade non è colpa nostra se la conduttura ha bisogno di essere allargata questa non è colpa nostra gli eventi sono naturali quindi naturalmente non è colpa nostra ma qual è la nostra grave, grande, grossa responsabilità che quelle auto, che lì il traffico non fosse stato inibito nel momento in cui la piazza si è allagata, nel momento in cui sapevamo tutti che arrivava il cattivo tempo. E non è la prima volta che succede e ora c'è la neve. E ora c'è l'acquazzone, e ora c'è questo, e ora c'è quest'altro, qua bisogna andare a vedere il sistema protezione civile. La regione si deve, tra virgolette, svegliare, la prefettura, tra virgolette, si deve svegliare. Ci si deve svegliare prima che accada un evento drammatico, prima che una persona rimanga incastrata nell'auto e non possa più uscire e affoghi nell'auto, nell'abitacolo. Ci dobbiamo svegliare prima. Quando si parla di protezione civile, io non voglio fare l'analisi, ma devo dire che se io mi devo sentire protetto perché c'è un'azione di qualcuno che si erige a essere chiamato protezione, io mi devo sentire protetto e a Piazza Kennedy non ci si è, non ci si è sentiti protetti e chiunque circolava per andare sull'estramurale e fare quell'area, non poteva senz'altro essere definito sotto protezione. Non so come meglio spiegare il fatto, cara prefettura e cara regione Puglia. Tu dici, ma perché ti arrabbi? Infatti non ci dobbiamo arrabbiare, perché noi abbiamo votato e noi abbiamo i mascheroni. Noi abbiamo votato e noi abbiamo Piazza Kennedy allagata. Noi abbiamo votato e abbiamo, 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 abbiamo. Abbiamo e ce lo teniamo, non so se è chiaro. Ma questo non significa che la Regione e la Prefettura non debbano aprire una lente di ingrandimento sulla protezione a cui i cittadini di Acquaviva ieri evidentemente non sono stati sottoposti al contrario, invece, sono stati sottoposti al rischio e pericolo della propria incolumità. Nella Costituzione forse non c'è scritto che i cittadini debbano subire questo. Non so se sono chiaro. Che altro devo aggiungere? Cambiamo argomento, anzi cambiamo il termine. Civile, abbiamo parlato di protezione, adesso parliamo di civile. Che cosa c'è di civile dove un nostro fratello, una nostra sorella, un nostro figlio, un nostro nipote, un nostro cagnolino, un, un nostro micciotto, un nostro chi che sia, qualunque, si potesse trovare in una situazione di civile. Cosa c'è? Non abbiamo avuto la protezione e non abbiamo avuto il civile. Ad acqua viva ci ritroviamo in una situazione di degrado. Mi sono spiegato? E allora la cosa principale che un Consiglio Comunale dovrebbe fare, anziché parlare della Commissione e abbassiamo la Tari e facciamo così, hanno sbagliato le cartelle e la vogliamo speciale, ma cerchiamo di essere un po' più concreti. Fate un Consiglio Comunale monotematico, discutete della protezione civile. Siate un po' all'altezza dei tempi, se sono chiaro o non sono chiaro, spero di essere chiarino. Lo sono stato chiaro? Sì. Quindi abbiamo una rappresentanza politica, il tempo è scaduto, abbiamo una rappresentanza politica che evidentemente non è al passo con i tempi. Non voglio dire che è fuori luogo, perché penso che abiti ad Acquaviva qualcuno e che quindi ieri verso le 22 si sia reso conto che Piazza Kennedy si è allagata. Si rende conto che da cui non si rispettano le ordinanze, si rende conto che un appalto di oltre 3 milioni e 200 mila euro provoca delle strade sporchissime, uno schifo dappertutto. Ci si rende conto di questo e fate consigli monotematici per parlare dei disagi e dei problemi dei cittadini e non dell'area fritta. Senza offesa per nessuno. Poi è vero che... Sono stati votati, non riesco a leggere più la scaletta, sono stati votati e quindi saranno lì per cinque anni e quindi io ritengo che diventi inutile continuare a parlare dell'allagamento di Piazza Kennedy, delle staccionate che vengono divelte dal vento, di questo o di quest'altro problema, perché no che noi siamo inutili. Ma è inutile parlarne perché chi sta dall'altra parte non mette in azione soluzioni positive e quindi il nostro parlare, quando arriva lì, non trova la persona, la sensibilità, la coscienza, la maturità, l'istituzione sufficientemente disponibile a risolvere il problema. Se poi questo lo vogliamo chiamare come capacità, sensibilità, civismo, a noi interessa poco. Resta il fatto che dopo cinque anni del parlare e di proposte risolutive abbiamo ottenuto il nulla. Ad oggi, con il futuro, non ci si può continuare a parlare sulla esperienza precedente con la speranza che si possa risolvere qualcosa. Nel momento in cui ieri abbiamo visto che quello che è successo a Piazza Kennedy, nel momento in cui vediamo che non c'è un confronto, nel momento in cui vediamo che si vive di mera propaganda. Quando si chiude un cimitero, abbiate pazienza, lo si deve fare informando gli utenti. Facebook e Carta igienica per me sono la stessa cosa. L'istituzione è nelle leggi. E nello Statuto Comunale, nel Regolamento, non c'è scritto da nessuna parte che lo strumento per informare i cittadini è Facebook. La pazienza raggiunge i limiti, ma può trovare soluzioni nel momento in cui si trova anche nella magistratura, nelle forze dell'ordine e in chi deve tutelare, chi è sottoposto alla protezione civile ai cittadini funziona perché se in uno Stato non funziona una politica, non funziona il civismo, non funziona la protezione civile, almeno devono funzionare quelle persone, quelle organizzazioni, magistratura, inquirenti, carabinieri, polizia municipale, guardia di finanza e, e così andiamo avanti ancora e ancora perché devono tutelare quei soggetti deboli che seppure sono andati a votare si ritrovano nella... Sono stato chiaro? Un saluto a voi tutti.